Ciao a tutti, allora spero che mi vediate. Sono nel bagno dei miei, dove la luce è un filo migliore rispetto al bagno mio di là in camera. Volevo farvi vedere il risultato della decolorazione che ho fatto oggi e della ripigmentazione con il viola e il fucsia. Allora, ho fatto una decolorazione, non so se notate la lucidità dei capelli. Quanto sono lucidi. Dunque, da questa parte c'è il viola, sotto ho sfumato il fucsia e fatto delle sfumature così, giusto per. Sono ancora molto arruffati perché sono umidi e non li ho ancora spazzolati. Perché i miei capelli, come sapete, io li spazzolo quando sono del tutto asciutti, quindi quando non sono, non rischiano di spezzarsi, ecco. Tra l'altro mi vedete sempre con la stessa maglia, voi direte, ma non la lavi? No, ne ho tre uguali. Semplicemente ne ho tre uguali, perché sono stati regali diversi, quindi ci sono aperte. Allora, come vedete, la decolorazione, vedete il riflesso che va dal viola al fucsia, non so se riuscite a coglierlo, però sicuramente quanto sono lucidi lo riuscite a capire. Vi metto da qualche parte la foto di com'erano appena decolorati per farvi vedere come risultava il capello. Tra l'altro qui c'ho i... Allora, questa parte purtroppo sta crescendo ed è la parte che io avevo rasato. Quindi ogni tanto spuntano fuori perché sono a una lunghezza. Non so se riesco. Ecco, vedete? Sono a una lunghezza schifosa, diciamo, ecco. Solo che li copro con quelli lunghi sopra e non si dovrebbero notare tanto. Però d'altronde stanno crescendo. Era la parte che io te ne avevo rasata, mi ero stancata e quindi li sto facendo allungare. Dunque, vedete il riflesso del... guardate quanto sono lucidi. Cosa ho fatto? Allora, ho preso i cristalli liquidi di dell'erboristica di Atenas, che è un mix di oli, più che un cristalli liquidi, loro li chiamano cristalli liquidi, in realtà è un mix di oli. C'è jojoba, c'è argan. Ho preso quindi questi cristalli liquidi e li ho distribuiti bene su tutta la cute, fino a qui diciamo. Ho evitato le punte perché fondamentalmente non avevo voglia perché quando lo metto sulle lunghezze le punte il colore tende a scaricare tanto, quindi ho preferito metterlo solo dove dovevo fare la deco. Perfetto. Poi ho mixato nella ciotolina 50 grammi di ossigeno a 30 volumi, è un ossigeno della Nouvelle ed è un ossigeno con cheratina e proteine del riso, quindi un ossigeno nutritivo. Certo, per quanto può essere nutritivo, un ossigeno a 30 volumi. Poi ho messo una bustina di super schiarente, è un decolorante particolare, è una polvere particolare che non è quella antigiallo perché è bianca, ma è una polvere che dimezza i tempi di schiaritura. Quindi sono passata, lo vedrete dalla foto, sono passata da castano, io sono biondo cenere, castano chiaro, biondo scuro, diciamo, a biondo in un quarto d'ora, biondo platino in un quarto d'ora. Quindi così si sfruttano meno i capelli. E non si rovinano, non si disseccano. Ho messo poi una noce di Olaplex fase 3 nella decolorazione. Ho mischiato tutto bene. Mia sorella mi ha aiutato ad applicarlo dietro perché io dietro purtroppo gli occhi non ce li ho. Come potete vedere, qua sopra c'è il viola, che è un viola molto chiaro, e sotto diventa fucsia. Mi piace molto questa sfumatura. Non vi nascondo che la cambierò prima o poi, nel senso mi piacerebbe provare a fare un rosso ciliegia, quindi qualcosa di bello, rosso bello che vira sempre sul fucsia, da rosso a fucsia, però
vedere come va. Io cambio sempre. Fondamentalmente la parte sopra, che è la parte che io decoloro, quindi la parte che scarica più velocemente perché c'è la decolorazione, tendo a cambiarla spesso. A volte ho fatto da questa parte il grigio, ho fatto il turchese, insomma. Ora per adesso è viola la parte sopra, non so se vedete, sì, riuscite a vederlo. Però non vi nascondo che mi piacerebbe provare il rosso, mi piace moltissimo anche il Vampire Kiss di Manic Panic, però è molto scuro, troppo scuro per i miei gusti, a me piace comunque un colore che rimane chiaro. Devo decidere, tanto la parte sopra io posso trattarla come voglio perché tanto la tendo sempre a decolorarla insieme alla crescita, quindi non è un problema. C'ho un nodo, purtroppo ancora come ho detto non li ho spazzolati perché sono ancora umidi, tutta la parte sotto io col forno non la asciugo perché ho paura che si disseccano troppo, si disidratano troppo, quindi io parte sotto non la asciugo. Poi cosa ho fatto? Ho ottenuto la decolorazione, quindi un quarto d'ora, ho sciacquato, proceduto con uno shampoo e una volta tamponati con l'asciugamano ho visto se era il caso di fare l'antigiallo oppure no. In realtà non c'è stato bisogno perché la decolorazione era abbastanza bionda, lo vedete sempre dalla foto, la decolorazione era abbastanza bionda, quindi siccome io devo fare il fucsia, io non devo fare il grigio, devo fare un pastello, devo fare il fucsia e il viola, non ho ritenuto necessario fare l'antigiallo, anche perché l'antigiallo io purtroppo devo applicarlo sul capello umido appena lavato e mi comporta stare poi mezz'ora con i capelli bagnati in testa. Io preferisco evitare, se posso, di sottoporre la mia testolina emicranica a qualcosa che può darle fastidio, quindi non l'ho fatto. Dopodiché ho asciugato quasi del tutto i capelli, quindi leggermente ho asciugato la cute benissimo, ho asciugato molto bene anche le punte, lunghezze e punte, perché altrimenti il colore viene dilavato, non viene bello com'è. E poi ho applicato il viola di Eton Plus della Retro sulla cute e il fucsia di Eton Plus della Retro sulle lunghezze e sulle punte. Allora, io non so, sono molto lunghi, faccio fatica a mostrarveli tutti perché i miei capelli sono tanto lunghi. Allora, da dietro, magari qualche volta, magari... Non so se riesco. No, non riesco a farveli vedere tutti, mi dovrei mettere in piedi su un panchetto. Comunque, mi arrivano quasi al fondo schiena, dietro. Quindi, i miei capelli sono molto lunghi. Tra l'altro ho purtroppo la cute macchiata, vedete la cute macchiata, quello andrà via, vedete qua sotto è tutta macchiata la cute, questo andrà via al secondo shampoo del tutto, quindi ci vorrà un po' di pazienza. Poi vedete le orecchie si macchiano, ma purtroppo il pigmento puro tende a macchiare. Io cerco di smacchiarmi super bene con l'acqua micellare che smacchia sempre molto bene il colore. Ma per un paio di giorni è così, non ha importanza, il primo shampoo già non si noterà più. Quindi cos'altro io volevo dire? Niente, tutto qua, volevo farvi vedere. Ah, e poi mi sono dimenticata, nel video che ho dato online ieri mi sono dimenticata di farvi vedere il mio nuovo acquisto Pandora. Scusate il dito, ho comprato questo anello, mi sono fatta questo regalo. Così, ogni tanto mi regalo qualcosa di Pandora. Tra l'altro, a proposito di Pandora, sono in attesa febbrile della prossima collezione per quest'inverno, penso che uscirà in novembre, di Harry Potter. È stupenda. Bene, vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo video, ciao!